Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito proaudiolearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. In questo video parleremo di Mastering in the Box di Howie Weiberg e ovviamente di qualità. All in one è una delle parole più spesso utilizzata nel campo dell'audio recording e soprattutto anche del mastering, ed esistono da anni sistemi di mastering appunto all in one che ci permettono di lavorare un master anche senza la DAW di appoggio. Mi vengono in mente ad esempio i K Multimedia T-Rex, Larsen Mastering sempre di K Multimedia, Isotope Ozone e i più recenti BX Master Desk o Abbey Road Mastering Chain di Waves. Non nominiamo i vari plugin suite riferendoci soltanto al plugin All in One. Acustica Audio aveva già proposto delle desk mixing molto efficaci come ad esempio Diamond Lift, Pensado EQ, ma questa volta è riuscita ad unire tutte le tecnologie finora create a cui sono stati aggiunti nuovi stadi di campionamento per arrivare ad una vera e propria mastering console che farà da apripista ad altre applicazioni di questo tipo. Come prima e potente soluzione arriva quindi Howie Weiberg Mastering Console, o più semplicemente HWMC. Per coloro che non sanno chi sia Howie, consiglio di dare un'occhiata ai CD presenti nelle loro collezioni, perché sono certo al 100% che ce ne sarà più di uno masterizzato proprio da lui. L'esperienza di un sound engineer è basata sulla quantità di musica che ha avuto sotto le mani, quella di un mastering engineer invece è sulla quantità di musica ben registrata che ha potuto lavorare e sentire durante gli anni. Howie in questo è forse l'unico uomo in grado di possedere un vero golden ear, un orecchio quindi di cui fidarsi. Impossibile non avere uno dei suoi album masterizzati nella propria libreria musicale. Ricordiamo velocemente le capacità artistiche di Howie con 16 Grammy Awards vinti, 3 Tech Awards vinti, 33 Grammy Nominations, 2 Juno Awards e un Mercury Prize. La sua carriera si perde nel tempo, è iniziata nel 1967 con i primi master. Prendiamo un po' di fiato. Chuck Berry, Return to Forever, Chick Corea, Gloria Gaynor, Rod Stewart, Fitzgerald, Rush, UK, Lester Young, Velvet Underground, Genesis, Scorpion, Zappa, Vangelis, Motorhead, The Flapper, ZZ Top, Bob Marley, Dire Straits, Eric Clapton, Tears for Fears, Spandau Ballet, AC/DC, Police, Ozzy, David Bowie, UFO, Cyndi Lauper, Metallica, Aerosmith, David Lee Roth, Beastie Boys, Anthrax, James Brown, Run-DMC, Queensryche, Slayer, Duran Duran, Haha, Sakamoto, The Cult, Public Enemy, Elton John, Red Hot Chili Peppers, Manowar, Dancing Prince, LL Cool J, Yngwie Malmsteen, Soundgarden, Dream Theater, The Cure, Bee Gees, Nirvana, Sepultura, Jeff Buckley, Faith No More, Limp Bizkit, U2, Satriani, Pantera, Oasis, Rammstein, Korn, Björk, Muse, per un totale di 3652 album accreditati solo su Discog, che ha appunto 147 pagine dedicate a lui. Dopo una doverosa presentazione di Howie, passiamo all'attenta analisi del suo plugin di mastering, scaricando prima il manuale e prendendo possesso di tutte le funzioni e le integrazioni tra i vari hardware che lui stesso utilizza. Come dicevamo, alcune macchine erano già state campionate da Acoustic Audio, in alcuni plugins Aqua ne sono state aggiunte altre, come vedremo. Il vantaggio primario di avere tutto integrato in una sola console ci permette di abbattere le latenze generate dai vari plugin e le varie operazioni di resampling che spesso vengono fatte tra un plugin e l'altro. La Mastering Chain. Cos'è la Mastering Chain o catena di mastering? Oggi viene considerato un sistema di processing del segnale audio attraverso diversi stadi, dalla conversione del segnale in analogico, il passaggio in alcune macchine outboard per poi tornare in digitale verso una nuova conversione del risultato ottenuto.
In maniera molto banale, il mio, come quello di altri miei colleghi, prevede un uso ibrido tra outboard esterni, plugin digitali, somma analogica e ricampionamento. Queste catene sono inoltre proprio influenzate dal tipo di hardware utilizzato proprio per la conversione e la riconversione da analogico a digitale. Stiamo parlando appunto delle DAC e delle ADC. In questo caso specifico, il plugin prevede di catturare la flessibilità di setup di Howie in un singolo tool, in grado quindi di essere usato sia da professionisti sia dai master engineer più in erba. La console, come vediamo, è suddivisa in 6 grandi sezioni. Iniziamo dalla sezione C che troviamo qui al lato. In questa sezione abbiamo 4 tipi di compressori che si autoescludono selezionandoli, come vediamo, derivati appunto dalla gestione del plugin di Coral. Eccolo qua, che vediamo qui, già prodotto da Acoustic Audio, che emula appunto la sezione di compressione del SPL. Cliccando appunto sul pulsante C possiamo includerlo o escluderlo dalla nostra catena di mastering. L'input trim che troviamo qui al lato ci permette un controllo di ingresso da meno 24 a più 24 dB. Ricordiamoci sempre di entrare nel plugin con un gain di meno 18 dB FS a 24 bit per evitare eventuali distorsioni indesiderate. Questo è importante perché proprio l'outboard reale si comporta in questo modo. Riguardo attacco e rilascio, ricordiamoci che il più veloce è quello sotto la sezione Silic, mentre quello più lento è quello nella sezione Germ 2. Mix sotto mette in parallelo il nostro compressore, il threshold passa da meno 64 a 0 dB di intervento e il make up gain da 0 a più 12 dB di guadagno. Ascoltiamo soltanto la sezione di Comp. Come vediamo, la threshold cambia in base al tipo di compressione che stiamo selezionando. Passiamo ora alla sezione limiter che troviamo qui in basso e come dicevamo abbiamo un limiter molto molto trasparente, come vedremo, con un oversampling fino a 8x. La lettera come al solito si accende, quindi la sezione si accende nel routing attraverso cliccando sulla lettera qui in alto. La manopola di input level lavora da meno 9 dB a più 9 dB ed è fondamentale ricordare che salendo ad 8x di oversampling si passa da un IIR a un FIR, massacrando completamente il processore, ma dandoci appunto una qualità superlativa. È comunque utilizzabile su qualunque piattaforma grazie appunto a questo switch di oversampling.
Sentiamo cosa fa il limiter. La sezione EQ invece qui in alto possiede due bande separate con un gain di correzione da meno 9 a più 9 dB per canale left e right e con una curva di risposta in stile Scarlett. Il plugin appunto a cui fa riferimento è questo, quindi estremamente preciso per il mastering, e la banda, quindi la sezione LF, può essere switchata su MF, come vediamo cambiano i valori sotto. E la sezione AI subisce la stessa variazione, quindi possiamo avere un doppio EQ di intervento su medesime sezioni di equalizzazione. Adesso sta lavorando in left e right e sono linkati, ma mettendoci in modalità MS e slinkando i canali avremo a disposizione il mid nella parte sinistra e l'equalizzazione nella parte destra riguardante il side. Possiamo accenderla con la pulsante E e andiamo ad ascoltare che cosa possiamo fare, ad esempio limitando le basse sul side, quindi andiamo sui appunto 50 Hz. Qui abbiamo la campana, arrivando poi nella sezione F, ossia quella del filtro vero e proprio. Possiamo lavorare appunto di enfatizzazione generale su left e right di high pass filter e low pass filter.
Scendendo poi nella sezione ADC, possiamo accenderla sempre dal pulsante qui in alto, troviamo ciò che poi viene racchiuso nella vera filosofia di Howie, ossia poter approfittare di tre diversi stadi di clipping, C1, C2 e C3, dal più leggero al più aggressivo, il C3, adattando appunto la chain ai tre a diversi tipi di lavori che appunto lui manipola nel suo studio, quindi dalla musica classica al jazz, al rock, al metal. È quello che potremmo chiamare il suo ingrediente segreto. Anche in questo caso, salendo di oversampling, si passa appunto da un IIR a FIR. Anche questo aggiunge stress ovviamente al nostro processore. Il clipper ha un input medio e lo troviamo qui da meno 3 a più 3 dB. Ascoltiamolo. Notiamo subito come il C3 riduca le alte sul side, mentre il C1 è un po' più rispettoso del sound generale mantenuto nel mix, quindi occhio a come utilizziamo questo genere di sezione, oppure possiamo bypassarla se non ci serve. O in alternativa utilizzare soltanto la sezione di clipping nei nostri mastering di questa console. La sezione DAC invece che troviamo qui al lato fa riferimento ai preamplificatori che sono di tre diversi tipi e che UI appunto utilizza per riconvertire poi in digitale il segnale outboard analogico della console e dove vengono per la prima volta campionate le risposte armoniche dei singoli convertitori DCS, MyTech e MyTech più Tape. Quindi cambia un po' il carattere poi del suono che viene elaborato all'interno della console. Lo proviamo quando tutto è acceso. Infine troviamo qui al centro i controlli di routing, ossia arriviamo così ai controlli della vera mastering chain, posti proprio al centro della console per poter essere pilotati molto più semplicemente. C e E fanno riferimento al compressore pre e post equalizzazione, quindi così abbiamo il compressore che va dopo la sezione di EQ, quindi dopo la sezione E e non il contrario. L che va, quindi il limiter che si pone subito dopo la conversione ADC, oppure in alternativa rimane antecedente, e la sezione DAC che va posta appunto prima della sezione F, quindi del filtro di shelfing. Nei meter possiamo osservare, come abbiamo visto, il gain, la correlazione di fase, molto utile, l'espressione in LUFS e in PIC, e ovviamente il gain reduction qui al centro della sezione di compressione. I pulsanti di auto gain escludono la possibilità di ovviamente utilizzare il pre-insert, quindi è un auto gain nei segnali in ingresso nella console, quindi l'input in ingresso, e ovviamente possiamo convertirla in modalità mid-side, come dicevo in precedenza. C-Link collega i due canali, quindi vengono appunto collegati e i comandi degli EQ si rispecchiano su tutti e due i canali, ottimo quando appunto lavoriamo in stereo sull'equalizzazione. Il phase inverse ovviamente inverte la fase dei segnali. HQ attiva la modalità high quality della console e il pulsante dim riduce di 20 dB immediatamente il segnale in uscita, utile spesso per ascoltare ad un volume più basso molto rapidamente quello che stiamo facendo. Attiviamo ora le varie sezioni come vi ho mostrato ed ascoltiamo il risultato finale.
Come vediamo, sto lavorando a circa l'80-70% del processore, però in questo momento sto utilizzando effettivamente 6 plugin di acustica audio ad altissima risoluzione con oversampling a 8x e quindi riesco a farli lavorare all'interno di un unico ecosistema con il controllo di latenza gestito dallo stesso sistema appunto di console, cosa che sarebbe stata impossibile fare con i 6 plugin separati con questo livello di qualità. Come avete visto nel master, ora ho controllato meglio mid e side, ho enfatizzato leggermente la parte bassa del mid e ovviamente limitato le basse nella sezione side bassa e le medie nella sezione side, mentre poi ho recuperato le alte attraverso il filtro qui utilizzando un high shelf e un low shelf per riportare su ciò che avevo corretto un po' con l'equalizzatore. Ho poi scelto il tipo di clipper 1 meno aggressivo e il DAC MyTek, oltre all'auto gain in ingresso e una sezione di compressione riferita al LED. In definitiva, Mastering Console è un riassunto di alcuni plugin di acustica audio già usciti, più nuove idee e soluzioni adottate proprio da Aoi su centinaia di albums. Una macchina quindi che bisogna saper imparare a guidare, non fa il mastering da sola, anche se esistono qui dei preset che troviamo qui al lato suddivisi appunto in anni, quindi dagli anni 70 agli anni 2000, i divisi poi per alcuni generi, potremmo ad esempio partire da uno di questi e iniziare a lavorare, oppure scegliere di utilizzare le parti separate soltanto di questa console, quindi utilizzare soltanto o l'EQ o il compressore o il limiter o il clipper o le emulazioni dei clipper che sono all'interno di questa console. Per cui non fa il mastering da sola, non risolve da sola nessun tipo di problema nel mix e ovviamente necessita di un ascolto il più professionale possibile per poter essere utilizzata al massimo delle sue potenzialità. Se possedete già un paio di cuffie professionali con un ottimo preamplificatore o un paio di monitor professionali in un ambiente ben trattato, la console di Aoi vi permetterà di avere un controllo dettagliato su ogni mastering, riuscendo a percepire e sentire meglio tutti i cambiamenti, anche il più minimo, che fanno la differenza in questo tipo di lavoro. Non ci sono scorciatoie, proprio come piace a me, e possiamo soltanto contare sulle orecchie di Aoi che hanno scelto gli outboard usati in questo routing, dandoci oggi la possibilità di possedere uno strumento unico e professionale per i nostri mastering audio casalinghi. Come al solito, il mio consiglio è scaricare la demo, leggere attentamente il manuale e provare ad utilizzarlo, accendendo solo una sezione per volta, come vi ho fatto vedere, per capire cosa accade al nostro mastering, imparare quindi quale sezione scegliere e come poi farla interagire con le altre. Con il tempo l'esercizio saremo in grado di padroneggiarla e renderla performante per i nostri lavori futuri. Spero che questo video vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio, nei corsi online sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre a nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!